Rieccoci qua con i fichi. Trafichiamo con i fichi. Oggi ci facciamo una crostatina con le noci. Allora, prendiamo due uova, una bustina di vanillina o un cucchiaino di estratto di vaniglia. Aggiungiamo lo zucchero e sbattiamo finché diventano belli spumosi. Adesso aggiungiamo l'olio e continuiamo a sbattere. Adesso aggiungiamo la buccia del limone grattugiato, limone biologico non trattato. Adesso aggiungiamo una parte della farina. Le dosi ve le dico in ultimo, anzi, ve le scrivo in info box. Prima di finire di mettere la farina, mettiamo il lievito. Adesso finiamo di mettere la farina. Ecco, lo lasciamo così, una via di mezzo tra una pasta frolla e un ciambellone. È un pochino più tosta del ciambellone. Adesso ungiamo una teglietta e la passiamo con la farina. Mettiamo dentro l'impasto. Lo livelliamo. Adesso prendiamo i fichi, io tolgo la punta e il picciolo. Allora, se sono belli maturi, io lascio la buccia, ma come volete, se la volete togliere. E li tagliamo a spicchi. Possiamo fare anche una fetta, così, e poi la tagliamo a metà. O altrimenti facciamo i spicchi così. Per lungo, come vi trovate meglio. Andiamo a posizionarle sulla nostra crostatina. Finito di mettere i fichi, adesso io metterò ogni tanto un cucchiaino di marmellata di fichi. Visto che non ci sono abbastanza calorie, vado a mettere anche qualche pezzetto di noce. Naturalmente scherzavo. Però fichi e noci è un accostamento perfetto. Guardate che bella, sembra un fiore. Allora, una spolveratina di cannella, non ce la volevo mettere? Io ce la metto, voi fate un po'. Adesso andiamo a infornare a 180 gradi per circa 30 minuti. Poi controlliamo. Eccola pronta la nostra tortina di fichi. Adesso tocca lasciarla raffreddare naturalmente. Le dosi sono 2 uova, 100 g di zucchero, 170 g di farina, 80 g di olio di girasole, una bustina di vaniglina, mezza bustina di lievito per dolci. La buccia grattugiata del limone. Poi io ho utilizzato una decina di fichi e una decina di noci e una spolveratina di cannella. Ah, poi ci ho messo anche qualche cucchiaino di marmellata di fichi, ma potete farne anche a meno se i fichi sono abbastanza dolci. Comunque ve lo scrivo in info box. Mi dispiace, ma non ve la posso far vedere tagliata perché la devo regalare. È inutile dire che c'è un profumo strepitoso. E che dire? Ci vediamo alla prossima ricetta. Tanto con sti fighi adesso c'ho da fa. Non ci so altro che fighi.